Però devi dirmi la verità. Ferrari era buono o cattivo? No, buono con me. Buono. No, con te. No, con no per me è buono. No, lui aveva il suo carattere, io lo mio, però io non ho mai avuto da dire con lui. Non hai mai avuto una discussione? No, una volta mi ha fatto fare un telex, no, per la Formula 1, tutti i team, e dici metti questo qui, quella là e quella là. Allora ho fatto, dice poi quando hai finito portami il cavallino. Vado a cavallino, vuoi qualcosa da mangiare? No, grazie. Sediti, va bene, sediti. Porca miseria, ho preso su, ho gettato tutta l'aria. Ho detto, stai tranquilla, non calma. Dici niente. Allora, ho preso su. Ho detto, scusi, ingegnere, posso dire una cosa? Lei mi ha detto, metti quella là, quella là, quella lì. E l'ho fatto. È fatto. Bene, mando via. Mai grazie, no, mai grazie, mai. Ma lo sai che a me mi dava del tu quando eri buona e del lei quando eri cattiva. Capirò, Era, lo faceva. Ma lui, io penso che lui, quando faceva, ti ricordi quando faceva le conferenze stampa? Sì, a te. Ti faceva fare le domande? No. Cardella, Piccinini, stavano... Sul... Non mi... guarda. No. Gli hai detto dei nomi, così. Poverina, che... Piccinini, qui a Imola, colpo di chi era? Ah, beh. Di chi era? Pogheri non c'era. Di chi era capace quindi di... Quindi non aveva colpo. Di chi era capace Ferrari di lavarsi le mani. Ferrari non c'era. Tomaini non c'era. No. Ghedini era da un'altra parte. Ghedini lascia con l'elicottero, guarda Ghedini. E chi c'era? Piccinini. Ah, Monsignore. 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 E poi quando scappa, cioè Piero, Enzo non c'era più, non si è più visto Piccinini. Non si è più visto. No, non l'ho mai più sentito neppure io. Però è fatto così. Fa il banchiere, fa qualcosa. Ma è vero che era il testimone di nozze di Pironi? Non lo questo so. Questo non lo so. Non lo so. Non lo so. No, a me dispiace anche per Pironi e Gil, perché guarda, erano molto amici. Io mi ricordo i pranzi della domenica con il vecchio. Sì, no. Pironi e Gil, amici veri. Erano due persone diversissime. Perché Pironi si interessava di astronomia, di cose, eccetera. Sì, ma lo sai cos'è? Una volta erano tutti in pista che aspettavano loro due. Dovevano dormire a Fini Hotel. Chiamato Fini Hotel, dove Villeneuve? Ho detto, qui non sono neanche venuti. Prova a casa. No, lo sai chi è? Quello di Milano. Il grosso fotografo che hai trovato, sì. Era con loro. Allora ho chiamato, dici, sono Principe Savoia. Aspetta, come si chiamava? Aveva un nome strano. Ecco. Ed era slavo. Croazia. Croato. Ho trovato la prima moglie di Eccleston, lui. Ah, sì, ecco. la Slavica. Slavica. Però è una brava persona lei. Comunque, niente. Slavica. Lui? Un po' strano. Io ho telefonato e ho detto, ma dove Montichedo. Siete? Monticedo, ma veramente anche a me. Perché ogni tanto viene fuori. Monticedo. Allora, voi siete pazzi, sono tutti qui che ti aspettano. Hanno messo in 308 di Gil, sono arrivato a Milano-Modena, 40 minuti. Vabbè, c'era troppo. C'erano tutti i polizie con le... Sì, gli hanno messo i chiodi. C'era, gli hanno messo i chiodi. Ferma la cosa, arrivederci. A Saint-Alesilia è capitata la stessa cosa. Andava a 240 all'ora con una Peugeot 406 station wagon, l'hanno beccata a 240 sull'autostrada che andava, tornava a da Avignon, e quando ha visto che era lui, grande festa. Quel serve quello. No, ma Alessi è un bravo ragazzo. Ah, sì, era bravo. Sì, ma sono tutti, ma ragione Berger lei. Berger era una faina, ragazzi. Chi? Berger, Gerard. Pega, il più bello era in quell'epoca. All'epoca lì. Che non c'aveva la pancia, sì. Che, sai cosa hanno fatto anche? Una volta pioveva, Berger era la McLaren con Senna. Era in ufficio, bussa la porta, avanti, chi vieni dentro? Senna e Berger. Cosa fate qui? Dice, ma è pioveva, andiamo a trovare la Brenda. Sono venuto dentro con un Renault. Che già è una cosa blasfema. Era peggio se fossero venuti con un Maserati. Blasfema. So. Comunque io l'ho detto, spero che nessuno ti vista, che non c'è un giornalista qui in giro. È la prima volta che ho conosciuto Arthur. Bravo persona, un signore. No, ma lui era buono, gentile, guarda, bravo. Veramente. Mi è dispiaciuto molto e Berger ha sofferto molto perché era molto amico. Ma sa cosa faceva? Con il suo passaporto
che ha tirato fuori la sua fotografia e metti fotografie di qualcun altro. E quando sono arrivato. Beh, gli ha aperto la 24 ore dall'elicottero e gliel'ha buttata fuori da un elicottero. Sì. È uno scherzo pesantino. Sì, però l'ha fatto venire fuori un po' Senna, perché Senna era chiuso. Sì, era molto bene. No, il primo anno, alla fine sì. Sì, ma all'inizio no, si fermava sempre con tutti a parlare. Sì. No, non è quello, ma era no, molto... ma era uno contratto. Cioè, era sì, uno... capito, uno che lo sai che c'era uno dei nostri del Corriere della Sera quando è arrivato Gil la prima volta qua? Era Daniele Parolini. E mi dice, ma ho visto uno biondo, piccolino, entrare con una Fiat. Chi sarà, chi non sarà, e Giancarlo Falletti fa, ma sarà quello che ha raccomandato Wolf? E chi è che ha raccomandato? E nessuno si ricordava il nome di questo video. Sì. Il giorno dopo l'ho trovato io, ho telefonato alla mia spiona, al mio spione, e gli ho detto, ma chi è lì? Dice, è venuto un certo Villeneuve, e allora abbiamo è dormito a casa mia una volta in agosto mi ha detto in che senso? No, posso perché, dire no, quando Gil è venuto a Milano non ho mai dormito con i miei ragazzi mai no, non era il loro tipo vecchio come il cucù no brutto. Non sei vecchio no. Allora non eri vecchia come il cucù no, va bene non fa niente non fa e allora era agosto e tutto chiuso e mi ha detto ma tu non hai un letto a casa tua? Certo che ho un letto. Dice, allora vengo stasera a dormire. Allora, pensa che era 30 gradi in agosto. Lui mangia solo tortellini alla panna, sì, filetto e patate fritte. Con un caldo che c'era, che era lì che cuoceva per lui. Lui studiava per prendere la patente, no, per l'elicottero. Poco, ha studiato poco. No, però, però era lì, è andato a letto alle 9:30, alzato la mattina, ha fatto la doccia, ha detto cosa vuoi colazione? Un bicchiere di acqua. Un bicchiere di acqua, poi se n'è andato. Allora ha detto, io devo mettere sul mio appartamento, Gil Villeneuve slept here. Senti, ma lo sai che Bruno Giacomelli ci ha confessato una cosa, che una volta era con l'elicottero, sull'elicottero di Gil, questo ha spento il motore e è venuto per fargli vedere l'autorotazione. Una volta è venuto Jody da Monaco con lui, vado in pista, Jody era bianca come non so cosa, ho detto, senti, prenda. Trovami una macchina, un treno, un aereo, qualunque cosa, purché ma io non torno a Monaco con quella lì che è matta dalla gara. E una volta mi ha chiesto di andare a Bologna a prendere la benzina. Cioè, no, ma lo sai che Piccinini una volta l'ha spaventato perché entrava nelle gallerie a 250 all'ora e Piccinini faceva, pensa se ci fosse stato un camion fermo. Eravate morti tutti e due. Ma lui era così, no? Sì. Quello anche così. Ronnie Peterson, faceva quei dopo, dopo nel 52, nell'82, quando è morto, era un pilota diverso. Sì, era più. E io, credo che hai parlato di Mike Parks, una volta è arrivato lo Shah di Persia a Firenze. Io mi ricordo, perché è venuto a casa e mancava un bottone, ho detto, attaccami il bottone, che ho lo Shah di Persia. E l'avevo accompagnato un pezzo e sulle gallerie dell'Appennino entrava dentro a 250 km all'ora e gli dicevo ma abbiamo il sole in fronte, tu sei un pilota, ci vedi? Tu no, io non ci vedo, ma l'importante è pigliare il buco, poi dopo qualcosa succede. E le sai cos'è? Tante volte andavo a Milano con lui con la macchina in prove, perché c'era sì, anche quella volta lì, perché la portava... E non puoi portare allora, qualcuno, le leggi... No, certo. E lui no. Guidava con il ginocchio e scriveva tutti difetto. Senza mano, senza no? Mano. Sì. Senza mano. Ma un altro matto. Era un gran tecnico. Lei. Sì. Lei era un altro. Ma per quello è finito così. Che lui si è addormentato. Si è addormentato, ma faceva una vita da folle. Ma non poteva era venuto fare. Al motor show, era venuto al motor show quel giorno lì, poi parte, andava di notte. No, andava, c'era un Ferrari Club che doveva andare. Ma no? Era continuamente in giro. Però posso dire una cosa, Clay, quella che era prima l'incidente, e Clay quando era dopo, era sì, però lui era sempre sorridente. Sì, 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 sì. Sempre. A parte però quando pensa la vita che faceva prima, i suoi amici l'hanno trovato due volte con la rivoltella in mano. Dopodiché ha accettato e allora è ritornato a essere il Clay di una Clay, volta. Io ho sempre visto che sorrideva. Sorrideva sempre, guarda.
Barclay mi è piaciuto, perché è anche un altro come me, deve dire quello che pensa, per quello che siamo sempre nei guai. Con chi è che hai litigato nella tua vita alla fine? Montisemmi ha detto con Piero Brenda parla troppo, allora ho detto almeno io parlo, non sono mica come te. Io che ho da dire lo dico, ecco, quando so che ho ragione lo dico, se so come che tutti gli inglesi. Ho sbagliato. Tu sei australiano o inglese? Sono irlandese. Irlandese. Mio padre era irlandese. Irlandese, ma magnifico. Quindi hai combattuto contro gli inglesi? No, ero del nord, non del sud. No, mia mamma è inglese. Adesso dove stai? Io? Maranello. Dentro la Ferrari o fuori? Quello modo di... Me lo sai, mi hanno chiesto una carta di identità quando sono andata l'altro giorno? Allora io ho detto, scusi, dove siamo? Alcatraz. Avevo una lettera per Piero, no? E allora ha detto, dice, aspetta un momento, telefono al segretario, c'è una certa signora prende con una lettera, lei accetta. E detto, ma scusa, una lettera, lei mica accetta. Una bomba. Lei non accetta. Ci vado più. Non ci vai più. Se ho bisogno di Piero lo trovo a Cavallino. Ah, va lui a mangiare lì? Sì, adesso sì. E beh, ma anche altri lì. Regazzoni c'è un prima e un dopo un incidente, sì. Piero c'è un prima e un dopo Montezemolo. Il padre. E Montezemolo, ma anche il padre? No, ma anche Montezemolo. Ma lui è rinato adesso, secondo sì. me. È tranquillo. Tranquillo, ha una sicurezza che non e ha mi mai dispiace avuto. Perché, guarda, Piero tecnicamente è bravissimo. Sai tutto della macchina. Sì, sì. E quando vengono anche i clienti con la vecchia, lui piace, vai a vedere, lui poi. Guarda, e non hanno mai fatto fare niente. Mi dispiace. Sbagliando perché alla Ferrari uno che si chiama Ferrari. Sì, serve. Sì, sì, sì. Ma lui sai è che bravo. Lui una volta mi ha raccontato, dice, che in America dice, ma lei è una, si chiama Ferrari, ma è una persona. La Ferrari è il nome di una persona. Dice, sì, io mi chiamo Ferrari. Credevano che non fosse, che fosse il nome di una macchina, capito? Non il nome di no, ma fa un'altra vita adesso, mi pare di sì, vederlo più tranquillo. Completamente sì, diverso. Sì, sì, perché quell'altro. Ah, beh, non si immagina, l'altro lo fa. E mi dispiace sì. Perché veramente è una brava persona. Sai, io conosco Piero da quando avevo 16 anni, era mio studente, e con la famiglia ho sempre avuto poi un buon rapporto. Non ha avuto una vita difficile, sì, sì, non appunto. Ha avuto una vita facile. No. Anche perché io mi ricordo, sai, i pranzi della domenica sì. davanti a suo padre, sì. non gliene risparmiava una. Anche molto no, ma lo sai cos'è? Lui è un po' come sua mamma. Sua mamma era una signora, veramente una signora. E lei, pur che di litigare, discutere, teneva tutto dentro. E Piero anche così. Anche di fronte a sua moglie, delle cose sì. poco, poco sì, 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 sì. No, Piero, a parte che secondo me è un uomo intelligente sì, e sa sì, il proprio mestiere sì, in maniera... Sì. Ha messo su un'azienda di, sì. di tecnologia sì, che lo so. Non so quanta ma gente... Non è un stupido. E quella che mi fa arrabbiare, non lo fanno vedere cosa sa fare. Ecco. Adesso lo vedono, lo vedono. Io spero che merita, guarda, veramente merita. Io sono più andato d'accordo con Piero e non ho problemi. L'avevi adottato quando sei arrivato? Era come i gatti e i cani. Sì. Io e lui. Però lo vuoi bene.